valutazione di come questi eventi abbiano degli effetti a livello penale o sportivo è collegata ai due ordinamenti che sono ordinamenti differenziati. Lo stesso dottor Laudati, con una riflessione come nella sua persona di qualità, ha rappresentato come alcune volte, come dire, l'obiettivo da parte del processo penale di poter raggiungere un risultato possa determinare, possa avere dei vincoli nelle norme dell'ordinamento sportivo che prevedono per esempio delle sanzioni anche pesanti per l'omertà, nel senso che un soggetto nel momento in cui è a conoscenza che il fatto di dare una informativa diciamo fuori tempo massimo o comunque che non ha dato per tempo sa che corre il rischio di avere una sanzione sportiva significativa, può avere una minore volontà di collaborare a livello penale, perché anche se supera lo scoglio della sanzione penale si ritrova con la dimensione diciamo di carattere sportivo. Peraltro, come si è visto, come ha detto anche Di Martino, riferendosi ai casi di Ruopolo e di Conte, voglio dire, c'è stata un'osmosi molto valida, questo vale sia per Bari sia che per Cremona, del rapporto con la Procura federale, perché anche, lo ha detto Di Martino in conferenza stampa, quindi diciamo, cito una fonte istituzionale, il fatto che determinate persone avessero, voglio dire, reso, voglio dire, delle dichiarazioni in sede di giustizia sportiva ha avuto riconoscimento anche in sede penale. Presidente, tutto poco fa stavo leggendo una notizia dell'ANSA che si riferisce a Mezza Roma, che avrebbe detto ai suoi giocatori di perdere una partita di calcio. Avrebbe sollecitato notizia il suo... dell'ANSA, no? È una notizia che verrà. No, ho capito, però anche i dirigenti, non soltanto i giocatori, ma anche i dirigenti di responsabilità. Farà parte dell'impianto accusatorio, ma certo, io non è che intervengo sull'impianto accusatorio validando. No, qual è il suo pensiero? Parliamo di dirigenti di un certo livello. È una domanda a cui c'è una risposta che non è neanche risposta, voglio dire, tutto quello che noi abbiamo con maggiori o minori capacità, un ruolo che è quello in qualche modo di rappresentare qual è il quadro normativo, di darne in qualche modo testimonianza diretta e di richiamare al rispetto delle norme tutti. Chiunque del 1.400.000 tesserati, voglio dire, non svolge questo tipo di funzione, ovviamente sta al di fuori del quadro normativo, con sanzioni differenziate a seguito di questa situazione. Poi, dato che io penso di essere una persona che ha una grande attenzione e un grande rispetto nei confronti dello Stato di diritto, in cui fortunatamente sono evidentemente bisogna in qualche modo comprendere che da noi il meccanismo funziona in maniera rovesciata rispetto ad altri paesi. In altri paesi, voglio dire, diciamo, si arriva presto al giudizio, ma fino a che uno non è arrivato al giudizio non ha in qualche modo delle condanne. Da noi la condanna parte nel momento in cui ti arriva un avviso di garanzia, e questo prescinde chi sia destinatario dell'avviso di garanzia, e poi naturalmente, ma insomma, ieri abbiamo letto, ognuno può commentare, io non sono in grado di valutare, però abbiamo letto diciamo la soluzione in relazione alle vicende di Rignano Flaminio, non so se avendo idea, insomma, quindi insomma, siamo tutti quanti cauti, perché comunque a livello di sentenza, di sentenza si è arrivati a una soluzione, ma voglio dire la pena molti l'hanno già scontata abbondantemente, quindi su questo insomma, dobbiamo essere secondo me prudenti, poi è naturale che ognuno ha la sua sensibilità. Gallando. Sì. Bonucci non è stato applicato l'avviso di garanzia, quindi ha motivato che insomma, non c'era ragione per escluderlo dai tempi del 23. Però ieri ha spiegato che nessun essere umano, giustificando invece la rinuncia a Griffito, nessun essere umano, cito tra virgolette, può reggere una tensione del genere, e Bonucci è indagato, appare negli atti, può essere raggiunto da un avviso di garanzia. E ecco, mi chiedo se così a livello federale non abbiate avuto delle riserve nella scelta di Bonucci, comunque subirà queste pressioni anche lui.
No, nessun tipo di riserva, nessun tipo di riserva, sono nessun tipo di riserva, lui non è destinatario di nessuna comunicazione, di nessun avviso di garanzia, non ci risulta a 360 gradi che esistano degli elementi ostativi perché Bonucci partecipi agli europei, perché è stato naturalmente indicato nella lista dei 23 per gli europei, dopodiché, come è naturale, è nella titolarità dei magistrati in ogni momento, perché è nella loro piena autonomia, assumere ogni decisione, cosa che è sempre stata da oggi fino a quando riterranno, sulla base di situazioni che comunque la federazione non risultano essere esistenti. Veloci e poi concludiamo. Una cosa, una risposta simile. Lei ha detto prima i comportamenti inaccettabili, sta facendo, bisogna fare una riflessione sui comportamenti inaccettabili del modo di essere professionisti. Tra questi comportamenti inaccettabili c'è anche la frequentazione da parte dei giocatori di personaggi, come dire, al limite della... Senz'altro, sì. Più sintetica di questo. Senz'altro, perché quando si hanno delle responsabilità, evidentemente si hanno dei ruoli, e questo ovviamente vale a livello generale, quindi vale per i tesserati come vale naturalmente per tutti i tesserati, quindi non soltanto per i giocatori. Quando si hanno dei ruoli bisogna avere la capacità di andare ad individuare, a fare dei comportamenti in linea con i ruoli che si hanno, quindi senz'altro spesso fanno più danni gli ambienti in cui uno sta che non, voglio dire, le proprie propensioni o i propri limiti. E lo sappiamo tutti, perché tutti quanti, voglio dire, siamo adulti e vaccinati, voglio dire, siamo stati alcuni ragazzi, abbiamo famiglia, non so se avete un'idea, eccetera eccetera, quindi quello è un elemento prioritario. L'elemento di inaccettabilità a cui faccio riferimento è il problema più significativo, che attiene una dimensione vasta e che prescinde da quelle che saranno le decisioni che saranno assunte dalla magistratura penale e dalla giustizia sportiva, sono, voglio dire, delle frequentazioni inaccettabili, perché quando tu ti arrivano, come si legge sui giornali, degli ultra che dicono di essere ultra, voglio dire, e che avrebbero detto a dei giocatori di perdere le partite perché in qualche modo questo determinava per loro perlomeno la possibilità di avere un utile o un guadagno, atteso che comunque la squadra era retrocessa, siamo di fronte non a degli ultra, siamo di fronte a dei delinquenti che secondo me, se si avvicinano al mondo dei tifosi, dovrebbero essere travolti, perché non si dovrebbero neanche più ripresentare, voglio dire, insieme agli altri decine di migliaia di tifosi che dicono come loro di rifare con una squadra. Quindi siamo di fronte a delinquenza allo stato puro. Grazie a tutti, il programma squadra, vede, stanno rientrando al centro tecnico, domani abbiamo allenamento la mattina aperto e poi nel pomeriggio, dopo la foto ufficiale, c'è un secondo allenamento ma chiuso alla stampa. Okay. Grazie, buon rientro a tutti.